Allora, dobbiamo parlare di sport con Fabio Frongia di sardegnasport.com, che salutiamo. Ben trovato, Fabio. Buongiorno a tutti, ciao Ugo. Buongiorno, ciao. Allora, dobbiamo iniziare a parlare del Cagliari in questa partita. Ti leggo un po' di titoli, meglio di niente. Il Cagliari fa un passettino, Zemalandia non c'è più, niente, tutti su questo tenore. Allora, l'analisi di questa partita, Fabio. Sì, Ugo, il classico brodino caldo, si sarebbe detto in altri tempi giornalistici. Insomma, il Cagliari non ha entusiasmato, non entusiasma ormai più da qualche settimana. È un pareggio a Parma per 0-0, che è il classico risultato frutto della paura delle due squadre. Insomma, il Parma ultimo in classifica, un punto di penalizzazione, un altro probabilmente in arrivo, tanti cambiamenti nella società e nella squadra di Donadoni. Il Cagliari, che veniva dalla sconfitta contro il Chievo e dalle certezze sgretolate nell'ultima settimana, insomma 10 giorni, compresa anche la Coppa Italia, non è uscita fuori una partita che ha ricordato a tanti un po' i tempi mediocri, insomma, vissuti negli ultimi anni, quando il Cagliari regalava pomeriggi così ben poco entusiasmanti, 0-0, poche occasioni da rete per entrambe. Il Cagliari, che nel finale è cresciuto un pochino grazie anche agli innesti di Bessena e Caio Rangel, ma non ha mai dato l'impressione di poter portare a casa una partita che invece alla vigilia sembrava l'occasione migliore per rialzarsi, per tornare alla vittoria che manca ormai dal match di Empoli, e invece adesso bisognerà affrontare giovedì la Juventus. Forse con il vantaggio di non avere nulla da perdere, insomma, con la certezza che davanti c'è una squadra fortissima, prima in classifica, e chissà che l'adrenalina della grande sfida in notturna possa risvegliare un Cagliari che sembra francamente perduto, alla ricerca degli schemi zemaniani, alla ricerca della migliore condizione fisica, insomma, sicuramente privo di quella verve che invece per il resto del campionato, pur con risultati alterni, aveva mostrato. La notizia che abbiamo dato anche ieri sera su Sardegna Sport è che non tornerà Marco Sau contro la Juventus, e questa è sicuramente una brutta notizia per chi si aspettava il ritorno del sardo al centro dell'attacco del Cagliari. Tornerà invece Victor Ibarbo, che ieri era squalificato. Sono più le note negative che quelle positive anche dalla giornata di Parma. Dal punto di vista tecnico, ancora una volta Zeman ha confermato il duo Conti Cris in mediana, ma i due non hanno sicuramente brillato. Conti ha giocato in maniera molto lenta, poco produttiva, e ha beccato il ormai classico cartellino giallo, mentre Crisetti, che poi anche sostituito da De Sena, ha vagato abbastanza a vuoto per tutto il match nella posizione di mezzala destra, che ormai tutti hanno capito non essere congeniale al talento friulano. Ma Zeman continua a proporre, insomma, questo schieramento. Ha stupito anche la scelta di cambiare molto poco rispetto alla negativa prova di Verona. In avanti bene Caio Rangel, che è entrato con la voglia di provare insomma, a rompere un po' la scatola del Parma, mentre bocciato Samuele Longo, che non ha sfruttato la prima occasione da titolare in attacco. E l'attaccante veneto veramente si è fatto vedere praticamente mai, sempre anticipato, sempre poco lucido nelle scelte. Un'occasione sciupata che chissà se Zeman gli ridarà giovedì contro la Juventus. Questo è un po' il quadro in casa Cagliari, insomma. Ecco, parliamo un attimo della partita contro la Juventus. Che cosa ti aspetti? Ma come ho detto, Juventus prima in classifica, Juventus reduce da 3 pareggi consecutivi tra campionato e Champions League, ieri bloccata dalla Sampdoria in casa, una partita con beffa ad opera degli uomini di Mihajlovic, e quindi ha visto la Roma avvicinarsi a un solo punto in classifica nel duello scudetto. Mancherà Leonardo Bonucci, ammonito e diffidato. Per il Cagliari, come ho detto, una partita forse la migliore occasione, forse meglio sfidare una squadra fortissima, una squadra fuori portata per questa squadra in crisi come il Cagliari, piuttosto che sfidare invece il Parma, che dava l'idea di una partita facile, la partita da vincere a tutti i costi contro un avversario molto morbido. Si giocherà in un Santelia pieno, tutto esaurito. Sappiamo che quando arrivano le grandi squadre il Santelia si riempie, quindi ci sarà comunque una bella atmosfera delle grandi occasioni. Si gioca di giovedì
in virtù dell'impegno in Supercoppa Italiana per la Juventus contro il Napoli. Cagliari che dovrà sicuramente trovare maggiore qualità, ma questo è banale dirlo, ma soprattutto la verve e la voglia di andare oltre l'ostacolo, insomma un Cagliari arrembante che abbiamo visto tante volte in questo campionato contro il Milan per citare una partita contro una grande squadra, ma anche a San Siro contro l'Inter. Bisognerà aggredire la Juventus, bisognerà mettere in campo il figlio della provinciale che deve avere la fame giusta per conquistare punti di prestigio. Sicuramente il Cagliari molle, il Cagliari senza idee, che arriva sempre secondo sul pallone, ammirato tra virgolette nelle ultime tre partite, è destinato a soccombere in maniera netta e dolorosa contro la Juventus. Un'ultima cosa sul Cagliari si può dire sul calciomercato, insomma si avvicina la grande giostra del mercato di gennaio, insomma dopo le feste natalizie si parla tanto di possibili acquisti, insomma di cambiamenti nella rosa, e in questo momento poco bolle in pentola. In realtà il Cagliari non ha mai pensato di intervenire in maniera robusta sulle scelte fatte in estate. È chiaro che però qualcosa manca, a cominciare da un attaccante prolifico, perché qualora la squadra di Zeman dovesse tornare a produrre occasioni da rete, bisogna che qualcuno metta dentro questo pallone, visto che anche ieri i vari João Pedro, Caio, Longo, Farias hanno dimostrato tutta l'incapacità di fare gol, un qualcosa che nel calcio conta insomma abbastanza. Bene, archiviamo il Cagliari e andiamo adesso, Fabio, alla Serie D, no? Assolutamente sì, insomma abbiamo parlato di Zeman, direi che la Zemanlandia è a Selargius, la vera Zemanlandia che entusiasma chi ama il calcio frizzante. A Selargius 5-2 per la squadra di Karel Zeman, il figlio di Zdenek, davvero una bella partita, e questo è sicuramente il risultato più roboante delle squadre sarde impegnate nel campionato di Serie D. C'era il derby anche tra Arzachena e Nuorese, vittoria dell'Arzachena per 3-0 contro i Barbaricini, una partita nettamente dominata dalla squadra di Mauro Giorico, mentre l'Olbia è andato a pareggiare in casa del San Cesario e il Budoni ha battuto in casa l'Anzio Lavino per 3-0, una partita che come da pronostico non ha offerto grossi problemi al Budoni. Davvero bello lo spettacolo visto a Selargius, 5-2, una partita che era partita male per la squadra granata, andata in svantaggio per il gol di Roversi dopo pochi minuti, l'errore del portiere Forzati, uno dei migliori giocatori, dei migliori portieri della categoria, sicuramente uno dei migliori giocatori del Selargius. Poi però la squadra granata ha reagito, pareggio sul rigore di Mannoni e Chelo, ex attaccante del Cagliari, autore di una tripletta, davvero giornata di grazia. Insomma la partita si è chiusa praticamente al 35esimo del primo tempo sul risultato di 3-1 per il Selargius. Poi è arrivata anche la goleada, un secondo tempo di pura accademia per i granata, nel finale il gol della bandiera della squadra pontina. 3-0 dell'Arzachena contro la Nuorese, una partita che è stata sbloccata su rigore da Cicino. Sembrava che all'inizio ci potesse essere equilibrio con la Nuorese, che però doveva fare a meno di due giocatori importanti come Cadau e Bianchi. L'Arzachena, una volta sbloccato il risultato su calcio di rigore, poi non ha avuto problemi nell'archiviare la pratica. Doppietta di Samuele Spano, giovane molto molto promettente che insomma da tempo fa parlare di sé, una bellissima partita dell'Arzachena che continua nel suo campionato molto positivo nelle zone nobili, e devo dire che insomma in questo momento le squadre sarde stanno davvero ben comportandosi nel campionato di Serie D, perché l'Olbia che ha pareggiato 1-1 a San Cesario è un po' la squadra più deludente, visto anche l'organico a disposizione, ma comunque rispetto per esempio all'anno scorso tutte le squadre sarde sono fuori dalla zona retrocessione e navigano in acque tranquille. Sicuramente non possono ambire alla promozione o ai playoff, però a centro classifica, con una buona distanza dalle zone calde, si sta parecchio parecchio bene. Ricordiamo che l'anno scorso 4 squadre sarde avevano giocato i playout, quindi 2 erano retrocesse. Mentre quest'anno insomma gli orizzonti sembrano molto molto più positivi e le squadre sono piuttosto tranquille. Allora Fabio, un flash sulla Torres, il titolo che adesso per i nostri telespettatori vedranno. La Torres dorme in laguna, il Venezia approfitta del letargo rosso-blu, tutto facile per i veneti grazie alle leggerezze difensive dei sassaresi. Ho visto i filmati, veramente Fabio, non si sa che cosa dire con questi errori in queste categorie. Assolutamente sì, veramente una Torres che
è purtroppo mancata proprio in quello che è invece il suo punto forte, ovvero la solidità, la capacità di prendere pochi gol, di concedere poche occasioni da rete. Invece due strafalcioni hanno portato poi il Venezia a vincere la partita. Venezia che veniva da un periodo molto molto difficile, errori difensivi tra l'altro di due giocatori tra i più esperti come il capitano Migliaccio e Caffiero. 2-0 pesante per la Torres, prima sconfitta dell'era Cosco, che aveva invece ottenuto 4 punti in due partite. Poco da salvare francamente nella giornata veneziana della Torres. Cosco aveva provato insomma a inserire Lisai per Foglia a partita iniziata, ma il sardo non è che abbia inciso granché, pur non demeritando. Davvero una Torres che è mancata ovviamente nei suoi uomini chiave, ovvero Maiorino e Baraye, due elementi offensivi in grado di un po' di guastare la situazione in avanti. 2-0 che lascia la Torres insomma a ridosso della zona play-out, ma comunque niente drammi in chiave classifica. C'è subito l'occasione per riscattarsi, si torna in campo mercoledì contro il Monza nel recupero della partita che era stata sospesa dopo mezz'ora qualche settimana fa al Brianteo, e poi ancora in campo domenica prossima contro la Cremonese per l'ultima gara dell'anno. Quindi insomma due partite dove la Torres dovrà cercare i punti per passare un buon Natale. È chiaro che due risultati negativi contro Monza e Cremonese complicherebbero un po' la situazione in classifica e rovinerebbero quanto di buono, di buonissimo fatto dalla Torres sul campo in questi mesi di campionato. Bene, passiamo al campionato di promozione nel girone A, Fabio. Assolutamente, la notizia è il pareggio rocambolesco della Montepone Iglesias, che si fa fermare sul 3-3 e vede quindi la Ferrini balzare in testa da sola con 29 punti, 27 invece per gli iglesienti. È successo di tutto tra Iglesias e Narcao, col Narcao che era passato in vantaggio, poi la rimonta della Montepone fino al 3-1 e poi il 3 pari, che ovviamente lascia l'amaro in bocca alla squadra di Corsini. 29 punti per la Ferrini, che va a vincere in casa del Guspini per 1-0. In classifica è testa a testa tra Ferrini e Montepone, ma attenzione al Monastir con 26 punti e quindi ancora pienamente in corsa per la promozione. In coda c'è il Carbonia, che ottiene una vittoria importante, ma le concorrenti insomma non sono da meno. Carbonia che ha battuto il Siliqua 2-1, successo di prestigio visto che il Siliqua è quarto in classifica. Carbonia 10 punti, poi dietro ci sono Guspini a 9, Narcao e Serramanna 8, successo importantissimo e pesante del Serramanna in casa della Progetto Sant'Elia. In prima categoria, per rimanere al calcio e chiudere anche la pagina del calcio, ci sono ovviamente le squadre sulcitane di cui diamo conto. Comanda sempre la Villa Cidrese con 28 punti, più 3 sul Senorbi e più 7 sull'Andromeda. I risultati: Andromeda Seui 2-1, Escalaprano Sant'Antioco 1-1, Ferma Assenti Iglesias 3-0, Donno Spanadiga Senorbi 5-1, Alleia Semini Tratalia 0-0, Villanova Tulo Carlo Forte 4-4, Sadali Libertà Sparumini 4-1, Villa Cidrese Gonnesa 3-1. In coda troviamo il Gonnesa con 11 punti, l'Iglesias con 10, chiude invece l'Escalaplano con 6 punti. Se sei d'accordo, Ugo, andrei agli altri sport rapidamente. Sì. Quindi il basket con la Serie C, dove c'è un'ottima prova del Calasetta, che però perde contro il Tavoni Sassari, una partita che da pronostico non dava molte chance alla squadra sul Citane. Invece un bel match tirato fuori dalla squadra di coach Masini, 77-82 il punteggio, con Aralossi autore di 19 punti e Savarese di 21. Davvero una bella partita quella vissuta sabato. Era complicato ovviamente vincere, ma insomma ottima prova. Nella pallavolo sorride soltanto l'Olimpia Sant'Antioco tra le tre sarde impegnate nel campionato di B1 maschile. Netto 3-0 al Palacabras contro il Lupi Santa Croce, una partita che avevamo già annunciato come da non perdere, perché comunque in casa il Sant'Antioco offre sempre prestazioni brillanti o comunque coriace. 3-0 entusiasmante, con un 25-22, 25-21, 25-15, e Sant'Antioco che rimane in posizioni abbastanza tranquille in classifica, quarto posto e addirittura un punto dai playoff, davvero oltre ogni più rosa aspettativa. Molto male invece le altre due sarde, ovviamente l'Iglesias che da settimane raccontiamo ormai in disarmo, 3-0 la sconfitta in quel di Chiusi contro
la formazione capolista. Cagliari lo stesso perde 3-0 senza lottare contro Sant'Anna Torino, una sconfitta che fa molto male perché era molto importante portare via punti dal Piemonte contro una squadra che è una diretta concorrente per la lotta a salvezza. Benissimo, Fabio, dobbiamo parlare in fondo del basket, no? Perché c'è la partita stasera, poi noi ci risentiamo domani per commentarla. Assolutamente sì, Ugo, hai detto bene, ho lasciato la Dinamo per ultima, insomma, per quello che riguarda la presentazione, dopo appunto tutti i risultati della domenica. Dinamo in campo a Trento, è una partita insidiosissima contro la squadra trentina, l'Aquila Trento, Dinamo che arriva da 5 sconfitte consecutive tra Serie A e Eurolega, c'è bisogno di riscatto, di rialzarsi, non è sicuramente l'occasione migliore perché in trasferta su un campo caldo contro una matricola che ha grande entusiasmo, la Dinamo dovrà trovare non soltanto la qualità del tiro da tre, che sappiamo essere praticamente l'arma forse unica di questa Dinamo falcidiata dell'ultimo periodo, ma soprattutto dovrà trovare una grande difesa e farsi guidare dal suo leader difensivo, ma in genere il suo leader generale come Jack De Vecchi, autore di grandissime prestazioni nel periodo negativo della Dinamo. Non funziona granché in questo momento in casa bianco-blu, sappiamo di Sanders che è assente per infortunio, di un Dyson in netta crisi tecnica e chissà magari anche destinato a lasciare la barca guidata da Mel Sacchetti. È arrivato Cechi Mbogi, un centro atletico, insomma, che ricorda un po' Shane Laval come caratteristiche, quindi un cambio per il centro nigeriano. Questo aumenta un minimo le rotazioni, sarà già disponibile questa sera a Trento, ma una Dinamo che gioca non bene, che ha grosse difficoltà nell'avere continuità della sua produzione offensiva e, come detto, dipende moltissimo dal tiro da tre. Partita, ripeto, insidiosa. La Dinamo ha tutte le qualità per vincere, ma servirà la miglior versione di De Vecchi e compagni per portare 2 punti a casa e rimanere nelle posizioni altissime della Serie A. Bene, grazie Fabio, concludiamo la nostra pagina sportiva con te, ci sentiamo domani per un flash su questa partita della Dinamo. Grazie, buona giornata Fabio. Grazie a te Ugo, buona giornata a tutti.